Centro ufficio, Viale Teseo Tesei a Portoferraio. A Capoliveri prende il via dal 1 fino al 5 settembre il Festival Internazionale Le Voci della Poesia, esperienze, avventure, progetti di poesia e teatro. È cominciato nel lontano 2002, perciò questa qui è la 12ª edizione. Da 3 serate erano uno per i ragazzi, un premio Promesse Poetiche all'Elba, poi un altro di poesia con poeti che portavo io da Roma e poeti locali, e poi dopo è diventato anche teatrale. Gli eventi del festival si svolgeranno nel centro storico del paese, nell'anfiteatro Lavantina e in piazza Matteotti. 5 giornate soltanto, però ho cercato di farne 5 giornate tutte quante, no? Che abbiano una consistenza. E un altro cambiamento che ho dovuto fare è non agire sulla piazza Matteotti se non l'ultima giornata. Lavantina è meno costosa sotto l'aspetto organizzativo, ma è affascinante come locale, insomma, veramente tutto quello che si fa lì, il pubblico arriva anche meglio al pubblico. La prima giornata è sempre quella dedicata alle Promesse Poetiche all'Elba. Devo dire che man mano le giovanissime generazioni non partecipano più, c'è soltanto una bambina della scuola media prima, di Capoliveri anche, questo a me fa piacere, che ha saputo dall'insegnante di questo premio e ha partecipato. Gli altri sono tutti della scuola superiore invece, fra il Cerboni e il liceo classico. Questo è un po' il meccanismo, insomma, selezioniamo le poesie migliori e poi si presentano davanti a una giuria, la quale giuria giudica non solo la qualità del testo, ma anche la lettura. La seconda giornata c'è due personaggi, Giorgio Donati e Jacob Olese, danese e perugino, che sono da anni insieme e sono il massimo della comicità.